Io da quel momento mi sono sentito di camminare a un metro di terra, perché finalmente avevo capito la differenza tra essere contento ed essere felice. Io sono nato a Orvieto, ma sono cresciuto nel paese mio della famiglia, San Lorenzo Nuovo. Noi veniamo da una famiglia da sempre legata al commercio. Io ho seguito nella prima parte della gioventù della mia vita il commercio, ma tutto in un altro settore. Quello che seguivo io era quella della gioielleria. Con l'età dell'adolescenza, ecco, andare fuori dal paese, ecco, con la scuola, con gli amici che si allargano i giri. Io con un'amica mia carissima eravamo fissi a fare l'autostop per andare in questo luogo dove si ballava, in un paese vicino al nostro, a Bolsena, dove c'era una grande discoteca che adesso purtroppo non esiste più, e si passavano lì le ore. L'idea del sacerdozio, ma neanche mi passava per l'anticamera della testa, vicino alla chiesa, sì, anche se devo dire in quel periodo, diciamo l'età adolescenziale, mi ero un po' allontanato, non ero più fedele alla messa domenicale. Se venivo svegliato col solito invito grazioso, va alla messa. E... io vivevo veramente in un mondo dorato. Poter visitare, conoscere persone, ambienti di altissimo livello che a volte noi vediamo nei film. Io ero contento. Io non mi posso dire non ero contento, perché a me piaceva, stavo bene. Ormai ero entrato a far parte della realtà. Al paese mio c'è una festa particolare, si chiama il festone, perché si fa ogni 15 anni, cioè c'è una bellissima immagine del XII secolo di un Cristo scolpito meraviglioso per bellezza artistica, che esce, così si dice, si muove dalla chiesa ogni 15 anni. Ogni 15 anni c'è questa processione. E in quell'occasione, Don Pompeo, il mio parroco, aveva invitato il seminario. Andammo a pranzo, tutti insieme, e di fronte a me, Don Luigi mi disse: perché non vieni a trovarci? Ma quella domanda è rimasta senza risposta, ma io avevo l'impressione che qui era entrata e qui era uscita. Perciò non è che gli ho dato peso, anche perché non avevo interesse ad andarci. Il parroco decide così, dice: prolunghiamo la festa. Aveva fatto il gesto di non rimettere il crocifisso nella nicchia dove è sempre conservato, ma era rimasto sull'altar maggiore. Io ricordo ancora, ero nell'ultimo banco. Questa croce ha degli occhi particolari. Veramente, adesso non voglio esagerare in questo, ma io veramente lì mi sono sentito chiamato. Il problema è che con quella chiamata io mi sono innervosito, cioè mi sono un po', scusate il termine, urtato. Perché per quei giorni ho continuato a sentire questa domanda e a rispondermi: ma tu che vuoi da me? Non c'era stato dietro un cammino, no? Un momento di difficoltà. No, no, io ero tranquillissimo, serenissimo nella vita di tutti i giorni. Dopo qualche giorno mi torna in mente quella domanda di Don Luigi: vieni a trovarci. Io andai, Don Luigi fu molto ospitale, entrammo in seminario, entrai in questo ambiente che gli guardavo, che per me, se era un'astronave spaziale, forse mi avrebbe fatto meno effetto. E lui dice: se vuoi parlo col rettore. Mi disse, dico: senti,
dammi tregua, perché dico, fammici pensare qualche giorno. Andai a parlare col rettore, mi mandò dal padre spirituale. La prima domanda, che non mi sarei mai aspettato, ma che ho risposto proprio distinto, dice, ma tu ti vuoi fare prete? Io la risposta fu no. Allora Don Agostino mi disse, beh, ci sono i presupposti perché può diventare sacerdote. Tempo, un anno, entrai in seminario con l'occasione delle festività della patrona di Viterbo, Santa Rosa, e iniziamo insomma tutto il cammino. Mi ricordo una notte serena, una notte bella, c'era una luna stupenda. Io ero fuori sul terrazzino e lì cominciai a piangere. Cominciai a piangere perché ero felice, ma avevo timore che con le mie sole forze non sarei riuscito a portare avanti questo progetto che Dio mi proponeva. Lì piansi tanto, ero solo, solo, gli altri riposavano, era notte tardi. E lì scoprì che cosa vuol dire affidarsi a Dio. Perché glielo dissi proprio, se è un tuo progetto mi aiuterai a portarlo avanti, se è un mio progetto mi aiuterai a farlo cessare. Prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione io l'ho vissuto come quasi un angioletto, cioè nel senso perché tutto mi andava bene. Ricordo delle lacrime dei suoi occhi, vedere il tuo vescovo che si emoziona per te. Adesso a ripensarci mi emoziono ancora, e perché scopri, ecco, come anche il vescovo è padre, è veramente il padre che ti aiuta nel tuo cammino. E questo tempo sempre più si fa pressante con le famiglie in difficoltà. Il tempo della pandemia si è fatto particolare e io avevo tanti timori. Noi avevamo fatto sospendere anche la corrente elettrica nelle chiese, avevamo fatto sospendere il contatore, pur di avere quelle 10 lire in più da poter dare. E quel signore mi ha dato una bella lezione di avere più fiducia nella misericordia di Dio, nella divina provvidenza, perché persone che neanche vengono in chiesa, una persona anche di un'altra fede, sono venute a cercarmi per darmi delle offerte, perché mi dissero, Don Marco, sappiamo che lei aiuta tante persone e è giusto che anche noi diamo un aiuto a lei perché aiutino queste persone. Sono rimasto veramente colpito. Quello del sacerdozio, onestamente, è un dono che non mi sarei mai immaginato e che ringrazio Dio ogni giorno che me l'ha dato, anche quando ci ho pianto, anche quando ho sofferto. Io lo dico sempre, non sempre sono stato felice nel mio cammino di sacerdozio, ma mai mi sono pentito, neanche un minuto, di aver scelto di dire il mio eccomi a Dio nella vita sacerdotale, mai.